È stato sottoposto a sequestro penale preventivo il casolare Pilli a Subiano. L'ex operapia di proprietà dell'amministrazione comunale era stata demolita lo scorso febbraio, un intervento che si era reso necessario per la tutela della pubblica incolumità, visto lo stato di abbandono in cui versava l'edificio. Martedì mattina sono arrivati i sigilli. L'immobile è stato infatti sottoposto a sequestro penale preventivo. I reati contestati vanno dal danneggiamento al patrimonio archeologico, storico, artistico nazionale fino alla distruzione o deturpamento di bellezze naturali. Che sono un po' sorpreso ovviamente per l'atto con cui è stato effettuato. Insomma, ora mi sembrava un gesto un po' troppo pesante, però insomma se un giudice ha ritenuto opportuno è giusto che faccia le sue dovute indagini e metta a tutela un attimino il bene. Ovviamente non è nessuna intenzione dell'amministrazione creare, abbattere gli immobili così in maniera un po' casuale. È stato fatto fare un sopralluogo dall'ufficio tecnico del comune e più aveva fatto sopralluogo anche un ingegnere strutturista. Avevano notato, visto i tecnici che c'era pericolo di caduta del muro e parte del muro e parte dell'abitato sulla strada, perché proprio costeggia la strada, come si faceva una volta, le case lungo la strada, e perciò abbiamo deciso di, visto che quello lì era recuperabile, di appoggiare il muro all'internamente. E questo è stato fatto, ripeto, una parete, di tre pareti che erano lì sul lungo la strada. Bene, ancora in piedi, versa in gravissime condizioni, questo è evidente, però ripeto, sono fiducioso nelle indagini che ancora la procura farà e secondo me si risolverà, spero, nel breve tempo possibile, perché così almeno se prendiamo anche la decisione di cosa fare per il bene.